Ok, rieccoci di nuovo al terzo piano. Ed ecco di nuovo le faccine. Queste qua, se non ricordo male, erano deboli ai pugni. Però le cose cambiano a quanto pare. Sono tentato di prendere i soldi, ma sono sicuro che siano pochi. Quindi iniziamo a prendere qualche persona almeno. Oh, e finalmente abbiamo trovato almeno una debolezza. Stavo pensando che non dobbiamo sprecare così i nostri SP. Però qua non abbiamo dei giorni, almeno il gioco ancora non ce l'ha detto. Quindi se io esco e rientro dall'abisso del tempo, che succede? Cioè, mi conta come giornata finita o mi conta come se hai ancora all'interno gli SP che hai sono quelli che hai? Troppe domande per ora. Ecco qua una mano arcana finalmente. Oh, evviva! Qualcosa di buono finalmente. E direi che la scelta qua ricade fra queste due categorie. Ma prenderò i soldi. Certo, senza i livelli non ci faccio nulla con quei soldi, però altri soldi. Grazie. Visto che possiamo scegliere una carta sola alla volta, quando c'è la possibilità, una di queste due cose la dobbiamo scegliere per forza. Il problema è che ovviamente anche a scegliere i livelli, ora come ora, quello che ci dà i nemici in giro è poco. Altra mano arcana. Oh, e questo giro direi di prenderci i punti esperienza. Potessimo prenderli tutti e due, sarebbe molto meglio ora come ora. Il mio obiettivo è semplice. Ancora mano arcana. E questa volta la scelta è difficile, ma dobbiamo prendere più punti esperienza possibili ora come ora. Dobbiamo ricordarci che ora come ora siamo veramente tanto sotto. Perché comunque qualche soldino lo posso comunque fare anche vendendo gli oggetti. Aspettate, questo segnale, vi state avvicinando a una presenza potente, fate attenzione. Arrivato a questo punto sono anche contento di non aver iniziato subito a difficile, visto che a quanto pare è come rigiocare il gioco da zero. Oh no, di nuovo un nemico forte. Non siamo ancora in grado di ucciderli sti nemici, quindi per quanto la roba mi faccia letteralmente incazzare, non è giusto che dopo tutto l'impegno che ci ho messo adesso devo subire le angherie di... Ti schifidi. Ho ucciso Nix io. Ucciso poi. L'unico che è morto è quello che stiamo inseguendo. Ok, qua dobbiamo fare una manovra tecnica. 3, 2, 1, via. Uff, superato. Che vergogna. E che io cercherei anche di fare a botte con lui, ma quei quattro serpenti del cavolo ci hanno asfaltato. Ok, siamo saliti di nuovo di livello. Dai, ne mancano solo 9 ora. Oh, finalmente qualche nuova abilità. Dammi tutti i soldi che hai. Una mano d'oro. Oh sì, ti prego. Resta ferma, non guardarmi. Girati dall'altra parte. Pezzo di merda. Presa. Col cazzo che mi sfuggi. Sei l'unica ancora di salvezza per aumentare un po' di livello ora. Ammazzala, ti prego. Vi prego, smettetela di mancarla. Vi prego. Ammazzatela sta merda. Oh, grazie. Poco, ma meglio di nulla. Altra mano arcana e altri dindini nelle nostre tasche. Il nostro obiettivo principale si sta avvicinando sempre di più. Spero che ci sia la nostra boss fight ora. No, però abbiamo visto di nuovo l'ombra nera. Ho appena rilevato qualcosa di insolito correre più avanti. Ok. Mi chiedo se però... Tornare al piano. Ti imbatteranno in teletrasporti senso unico che poi... Grazie, lo so. Dopo il ritorno del deserto delle porte puoi parlare con Fuka dall'ingresso per tornare... Ok. Potrebbe essere un'opzione valida quando non sai come avanzare. Ok. Però mi serve comunque il teletrasporto, esatto. Quindi scusami un attimo. Cioè io posso tornare indietro e lei mi rimette in questo esatto piano? Ho capito bene? Scusami. E adesso voglio provare. Ma se io esco, puoi usare le scale del deserto e ritornare al dormitorio, così facendo recuperare HP e SP. La struttura dell'abisso del tempo cambierà ogni volta che ci entri. Potrai riscoprire i forzieri che hai già trovato. Quindi il ritorno potrebbe essere un'opzione valida quando non sai come avanzare. E se torno indietro, quindi? Cosa succede? Beh, oddio, già il fatto che mi ridà tutti quanti gli SP e gli HP, tutto di guadagnato. Soprattutto ora che veramente abbiamo niente di nulla per poter avanzare efficacemente. Vabbè, se questo è il modo per recuperare SP e HP, tutto di guadagnato per noi. Se è così facile, allora meglio. Quindi qualunque teletrasporto, ora come ora, è nostro amico. Questa sembra una di quelle discese che facevamo quando dovevamo, esatto, scontrarci delle porte nella monade. Percepisco un grande potere subito sotto di voi.
Ah, però aspetta, forse quel teletrasporto era diverso rispetto a quelli a senso unico? Una volta dentro potrebbe attenderti una battaglia. Sei pronta? Minchia, meno male che siamo ritornati a ricaricarci HPSP allora. Oh wow, tre teste. Ci sono diverse ombre più avanti. Ok. Oh, eccola lì, infatti. Ma io non capisco se non vogliono collegare quell'ombra a noi sappiamo chi, o se letteralmente non se ne rendono conto a questo punto. Fuka, fai qualcosa di buono, per favore. Ok, ok, va bene, lo accetto. Secondo me quelle piccole buffano quella grande. Esatto. Barriera fisica. No, dai. La strategia più banale possibile, no. Vabbè, ve la siete andata a cercare, fatevelo dire. Vabbè, qua me la prendo al culo perché va bene. Però dobbiamo già fare fuori queste qua piccolette noi. Quindi spammiamo attacchi magici a go-go adesso e cerchiamo di levarceli il prima possibile questi qua piccoli. Non uccidermi. Ok, meno male. Uff. Grazie, grazie piccolo amico. Meno male che non siamo più deboli al cacchio di fulmine. Bravissima, brava, brava. Cerchiamo di rendere dalla parte nostra anche lei. Perfetto, cura tutti. Anche se poco però non ci serve. Ok, ok. Andate, menatevi fra di voi per favore. Bravissimi, bravissimi. Mamma mia che culo. Mamma mia che culo. Vi siete buttati sta situazione da soli, fatevelo dire. Ve la siete presa al culo da soli. Ecco qua, perfetto. E ora cerchiamo di farli fuori. Dai che manca poco. Restate ancora in frenesia, vi prego. Restate ancora in frenesia. Perfetto, bravissimi. Siete miei amici voi. Mi dà proprio uno schiaffo che capelli. Però siccome so già benissimo che tra poco finisce, meglio liberarsene ora. Ecco fatto. No, ti prego uccidilo. Uccidilo adesso, immediatamente. Bravissima. Grazie. E ora lo scontro è tornato umanamente più plausibile. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. È ancora presto per usare la nostra teurgia. Ok, colpa mia. Ok, debole al fuoco. Niente che non possiamo effettivamente fare. Era abbastanza telefonata, ma è stato comunque... Bastardo. È stato comunque meglio controllare. Ok, mi tocca curare tutti quanti ora. Ancora, ma basta schivare. Non hai la possibilità di schivata aumentata. Mi tocca. Ma a parte, scusami, va bene averla la teurgia, ma in teoria noi non abbiamo ancora l'altra persona per fare questa teurgia. È un buco di trama questo. Ti prego, crittalo. Buttalo a terra. Oh, finalmente, dai che facciamo un po' di danno. Sto piccolo stronzo è troppo resistente e noi facciamo schifo ora. Oh, anche Sanada. Finalmente, guarda, fa niente che resiste. Almeno facciamo un po' di danno extra. Perché sennò non ne usciamo più da sta situazione. Olè, finalmente. Morirà? Secondo me ancora no. E infatti. Va bene, teniamocela questa teurgia, per favore. Si sa mai che possa servire dopo. Ed è andata, finalmente. Mamma mia, dammi la mano arcana. Ma porca. Vabbè, 20.000. La papessa. Così, da un mostro normale. I danni dell'assalto, ti ringrazio. Oh,
livello 29. Sempre più vicini. Se non altro siamo usciti sani e salvi da quello scontro. Allora Aegis, come ti senti nei panni della leader? Può essere molto impegnativo. Credi di più in te stessa. Nell'ultimo scontro la tua tecnica è stata fantastica. L'unica cosa di fantastico è che siamo riusciti a mettere in frenesia gli altri due. Per il resto, beh, ora che la strada è libera possiamo proseguire. Quella figura potrebbe essere un problema però. Ci penseremo più tardi. Basterà sbarazzarsi di ogni possibile ostacolo. Andrà tutto bene, giusto? Certo, come no. Oh, su questo piano c'è una porta, Aegis. Prova a darle un'occhiata. Non credo nasconda dei pericoli, dovrebbe portarti altrove. E di qua cosa abbiamo? Un forziere? No, si prosegue. Forziere invece di qua? Due forzieri. Ho le chiavi. L'arco audace. Olè, finalmente. Sì, tienitelo. Bello, militare rosa. Mentre qui... curativo. No, fascia rapida, va bene, va bene. Questa porta chissà dove conduce. Andiamo a vedere. Siamo tornati indietro. Ok. Il deserto delle porte. Interessante. Beh, ora sappiamo dove conduce quella porta. Viaggio ampliato verso il deserto delle porte. Dopo aver sconfitto le ombre che sorvegliano quei certi piani, una porta speciale collegherà quel piano al deserto delle porte. Usando queste porte potrai viaggiare. Ok, grazie. È la porta fra i livelli, insomma, niente più niente meno. Per fortuna che per curarsi basta uscire e rientrare, va. Meglio di così. Scusami, quindi questa è la porta normale e questa è la porta... Ok. Quindi dietro ogni porta ogni volta si aprirà un'altra porta che ti riporta... Guarda un po' il caso. Però scusami un attimo, ma io posso risalire fra i piani? No, ok. Però le scale sono fighe. Ma che bello. Proseguiamo, vediamo dove finiamo. Ma è cambiato il posto. L'atmosfera di questo piano è insolita. Sì, sembra il livello di Okumura in Persona 5. Perché sto DLC è tutto Persona 5? Così come le ombre, attenzione. Un'ombra rara, ok. Troviamola immediatamente. Sì, fa niente. Prima le cose importanti, poi il resto. Livello 25, ok. Quando ci sono le mani dorate, chi se ne frega della teurgia, le usiamo pur di ammazzarle immediatamente. Subito. Crepala. Ottimo lavoro. Yukari, l'ammazzatrice di mani d'oro. Esperienza o soldi? Esperienza. Di poco, ma è comunque utile. Ah, però certamente non ci ho pensato. Aia, questa me la sono cercata. Non ci avevo pensato. Uscendo e rientrando per ricaricarmi PS, perdiamo le carte. Questo non ci avevo pensato. Ok, altra mano arcana. Questo lo prendo volentieri ora. Quindi in sostanza tutto quello che dobbiamo fare per ora è continuamente allenarci. E in questo momento la cosa principale che devo cercare, ovviamente, scusami. Ah, pensavo fosse la discesa. La cosa importante che ora devo trovare è un teletrasporto per scendere di nuovo verso il deserto delle porte. Non so fino a dove dobbiamo spingerci per ora, ma credo che farò la cosa più intelligente al momento. Alla prima porta che troviamo, ce ne usciamo di qua, mi faccio un bel po' di farming e cerchiamo di renderci un po' più facile la vita almeno. Ok, dai, ci manca poco. Ok, a questo giro prendiamo la papessa. Almeno ci prendiamo l'impeto arcano, dai. Ok, c'è un teletrasporto. Proviamo a tornare indietro. Quindi adesso io... Ok, posso tornare a quello più profondo. Direi di mantenere la mia idea fino ad ora e cercare di livellare un po'. Perché nonostante partiamo dal livello 25, a me sembra che siamo molto, 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 molto sotto a quello che il gioco ci ha abituato nelle partite precedenti. Dunque, ho racimolato 110.000 yen, siamo arrivati al livello 36 e ho pensato a questa cosa in realtà. Angelo sì è buona come persona perché l'ho creata un po' per scherzo, ma in realtà è uscita più che decente come persona. Ma ho anche pensato che in realtà ci sono molte altre persone, magari anche di livello inferiore, a cui anche solo per il passaggio da una persona all'altra avevamo insegnato anche robe importanti. Ad esempio anche Arcangelo ha Stella del Mattino e i vari Amplifica. Anche Slime ce li aveva. Cioè, capiamoci che per i vari passaggi ne ho fatte di cose strane. Però per esempio una persona che avevamo utilizzato anche nella serie originale era anche Matador, che aveva i tre auto all'inizio. Ma non solo lui ce li aveva, li avevo anche insegnati a Legione, sempre per un fatto di spostarlo da uno a qualcun altro. Il problema è che Legione c'ha velocità 9 ed è
Direi proprio di no. E il massimo a cui possiamo spingerci è Saki Mitama, subito dopo Angelo, livello 36. Da qui in poi Eligor e tutti gli altri. Però se già arriviamo al livello 39 abbiamo Loa con i 4 attacchi elementali più forti. Non per usarlo, ma anche solo per passarlo ad altra gente potrebbe essere interessante, sai? Per creare certe persone ne ho fatte di cose strane. Per esempio anche Milady. Beh, se arriviamo ad Oni sarei anche contento, sai? Mentre Hecaton Care dobbiamo arrivare al 64. Mi chiedo se questo gioco abbia un sistema per aumentare il livello più velocemente. Cioè io ci ho messo un pochino ad arrivare al livello 36. Non tantissimo, ma un po' di tempo ce l'ho messo. E sai cosa ti dico? Mi prendo anche Matador. Così abbiamo già i primi auto e stiamo tranquilli. Matador e Angelo. Ecco qua. Tutta la fatica per arrivare a 100.000, già sprecati tutti così. E, tra parentesi, ovviamente queste persone ce lo registriamo anche nel Grimorio di Aegis. Ora mettiamo Matador per primo, che così ci butta sui primi tre auto, e proseguiamo da dove ci siamo fermati, l'undicesimo livello. Vediamo come ce la caviamo già con le ombre di queste zone. Sono più veloci di noi, però noi ora siamo più veloci degli altri. Proviamo già una stella del mattino, sprechiamo subito un sacco di PS. Senza nessun motivo, però volevo usarlo. È anche troppo. 1300 così a babbo morto è esagerato. Grazie. Prendiamocele subito le carte appena le vediamo. Madonna. Angelo è neanche arrivata, già salita di livello, bravissima. Dicevo, prendiamoci subito le carte, che così facciamo già l'impeto arcano, e così quando scendiamo ancora più in profondità abbiamo già le carte aumentate. Mi chiedo come sarà la sua persona evoluta. Ancora ci sto pensando. Certo che Amada, per essere una persona che utilizza gli attacchi magici, c'ha veramente, all'inizio, c'ha veramente pochissimi SP. Madonna mia, Matador. Un momento per favore. Sembra che su questo percorso non restino molti altri piani. Non so dirvi cosa sia, per cui non abbassate la guardia. Ok. Oh, finalmente le statue, era da un po' che non le vedevamo. Queste o sono deboli al fulmine oppure ai pugni. Ah, allo sparo. Ancora più semplice, grazie. Mi rendi la vita facilissima ora. Missione compiuta. Avremo bisogno della carta del diavolo, che così ci duplica tutta la roba che troviamo. Ok, quindi in teoria questo era il penultimo piano, giusto? No, ce ne sono ancora. Allora, ombra forte, vediamo quanto sei forte adesso. Sono ancora i 4 serpenti, perfetto, guarda. Questa è la rivincita che volevo. Questa è proprio cattiveria contro di loro adesso. Guarda, ce li spreco volentieri quei 30 SP per farvi fuori tutti in un colpo. Spero che con tutti gli oggetti che abbiamo racimolato in giro faremo, non ti dico un sacco di soldi, ma almeno qualcosa da parte ce l'avremo. Anche perché un sacco di soldi li ho fatto solo combattendo e solo per prendere due persone. Ok, scendiamo. Perfetto. Pare che siamo a fine corsa. Cosa mai sarà quella cosa che abbiamo visto un sacco di volte lungo la strada, mi chiedo. Oh, scusa, stanno venendo tutti qui. Nel frattempo dai un'occhiata e vedi se riesci a trovare qualcosa di utile qua vicino. L'unica cosa utile è una porta? Boh. Kono tobira wa dou yara dai 1 no shuchakuten mitai desu ne. Souzou shiteta yori daibu hiroi na. Konna no ato nankai konna. Molte mi sa, Watashi ni mo kubashiku wa wakarimasen. Demo, tobira no ma no yōsu kara kangaeru to, ichido ya nido ja sumanai kanji desu kedo. Ma si vede. Ue, yappari. Mezasu hasseigen wa subete no minamoto na wake desu kara, futsuu ni kangaereba ichiban oku deshou. Dono michi saigo made ikitsuku shika nai tte koto ka. Marude Tartarus no sairai da na. Kōzou ni mo bubun teki ni nita tokoro ga arimasu. Anche se... Anche se col Tartaro, guardandolo da fuori, uno poteva farsi un'idea di quanto potesse mancare o di quanto ci volesse per arrivare sulla cima. Qua stiamo parlando di un abisso, sì, come il Tartaro, logicamente illogico, dato che non puoi sapere quanto sarà profondo o quanto era alto il Tartaro effettivamente. Però qua siamo in un abisso. Gli abissi non sai mai quanto sono profondi finché non arrivi veramente al fondo. Secondo me qua sarà peggio del Tartaro a modo suo.
もう二度と見ないで済むと思ってたのによ。けど、そういや影人間とかはすっかりいなくなったのに。Perché il tempo si è fermato? それも探るしかあるまい。何しろ、わかるまで出られないんだからな。はあ。どうした？いえ、別に。ただ。Pensava a noi, secondo me. Vediamo. Non c'è mai pace, Yukari, arrenditi. だから私前だけ見てよって決めてたのに、これじゃまるっきり昔に逆戻りじゃないの。ゆかり、ここは時の流れが普通じゃない場所。過去を感じたとしても少しも不思議はありません。そういうものに触れるきっかけなんてここにはいくつもあるんですから。どういう意味？ La porta apre una porta sul passato? Vediamo. Oh! È il centro commerciale. ここは Polonia Mall? Polonia? Sì, però la data tra l'altro è cambiata. Cioè non siamo neanche più alla stessa data di prima, quindi siamo davvero nel passato in teoria. Ne dubito altamente. Quindi siamo in estate, quanto ci fai? Vediamo. お前たち黒沢さん、どうした？こんな平日の昼間に学校はどうなってる？いえ、今春休みなんで。春休み？何を言ってる？ecco perché faceva caldo, c'avevo ragione。しかも何なんだその格好は。もしかして何かの行事か？Dove sta andando Metis? Ma i. Omai tachi ga sukoshi tokubetsu na no wa shitteru. Beh, certo. Sore o nanika no koujitsu ni tsukau you nara, shikkari torishimaru kara ga. Wasureru no yo. Sì, signore. Wow. Mo. Keijibutsu no hizuke ga subete 2009年。カレンダーもだ。もしかして7月というのは去年の7月か。オッケー。バカを言うな。じゃあここは過去の。No, è solo un ricordo. In teoria. おい、アイギス妹。Sorella di Aegis, ma c'ha un nome quella. 聞いてるのか。おい。Sanada ce l'ha personalmente con lei. こんなものが珍しいの？いえ、そんなことはないです。町にあるものくらいちゃんと知ってます。これは噴水、向こうのはお店。確かに私もたまに来て噴水を眺めること。Te l'ho detto che lei è Aegis, però con le fattezze del protagonista. なら私と一緒。でも今いるここはあなただけじゃなくて私たちから見ても何かが変。教えて。ここは本当はどこなの？ Posso dirlo? Cioè, butto già le mani avanti. Secondo me Metis è un'anomalia. Secondo me Metis è l'unione fra Aegis e il protagonista, ma non come se avesse fatto una figlia, proprio l'unione delle menti cristallizzate in lei. 来る時、扉をくぐりましたよね。あの扉は時の狭間のいろんなところにあって、それぞれ過去へ通じてるんです。じゃあ本当に去年なのか。ま、allora è davvero il passato passato o è solo una memoria del passato? Sono due cose diverse, forse devo aspettare che me lo dicano. Ma in tutto questo mi stavo già proiettando in avanti, mi chiedo, ci sarà una porta che ci farà vedere il combattimento fra Ryoji e Aegis e quello che successe quella notte quando morirono i genitori del protagonista?
季節も時間も違ってるのを他にどう説明しますか？もっとも完全な過去じゃなくて記憶にある場面へ飛べるだけみたいですけど。Esatto, nei nostri ricordi. 多分他の場所へは繋がってないと思います。過去の世界っておいおい。でも好都合じゃないですか。ここなら補給ができます。Giustamente, c'ha ragione. Mi sembra giusto. Perché avevate bisogno di cibo? Cioè, proprio la scelta, la porta, il posto. Ah, bello, ha questo senso. La loro priorità è ora. Dobbiamo trovare cibo. Ci ha portato qui. Ragazzi, sto morendo di caldo io intanto. Oh, se potete venire qua quando volete, mi sembra giusto almeno. Tra l'altro, mi chiedevo continuamente perché nelle parti qua Aegis parlasse e invece nelle altre parti parlavo con la mia voce. Giustamente... Qua parla Aegis perché Aegis ce l'ha una voce, il personaggio di Aegis parlo. Mentre il protagonista canonicamente non parla mai, perché sei tu che parli perché ti immedesimi in lui. Intelligente la cosa. Ah, così proprio? Una strana ok, per un attimo mi pensavo mi avrebbe riportato indietro. Anche Koromaru lo percepisce, vero? Non capisco più cosa vuole dire a differenza di un tempo. Koromaru guarda curioso oltre il percorso. Esatto. Sembra che questo posto non sia collegato all'esterno. È come il dormitorio. Quando cerchiamo di andarci, una forza invisibile ci ributta dentro. Ok, questo intendeva. Cioè, proprio non è collegato fisicamente. Siamo in una zona, in una bolla chiusa. Ma io posso... No, non posso neanche andare. Una porta che conduce al passato. Tua sorella non ha detto che ce ne sono di diverse? Aspetta, ma... Quindi non ci sono i giorni in cui lui fa gli sconti. Giusto? Perché siamo ancora, esatto, in un giorno indefinito. Però posso già entrare nel negozio di antiquariato. Vediamo cosa dice il poliziotto. Quei vestiti. Anche tu lavori con Kirijo, eh? Ti hanno detto tutto. Non ho granché, ma puoi dare un'occhiata. Ok, grazie. Oh, no... Sono diverse tra loro, tra l'altro, le armature. No, no, questo vuol dire ancora più soldi. Ma porca miseria. Ma siete due robot, capisco, porca troia. Magari avete componenti diversi, ma porca miseria. Vuol dire spendere più soldi per me questo. Esatto, anche i piedini sono diversi. Maledizione. Vabbè, vendiamo tutto per adesso. 57.000, boia. Per adesso non acquisto nulla. E siamo ritornati a casa. Ok. Quindi questo adesso è uno shortcut diretto tra noi e il negozio. Oh, sugoi. Shita no tobira no ma janakute. Sugoi. Koko ni tsunagaru nante. Tashika ni. Ima wa koko mo toki no hazama no ichibu da kara. Arienaku wa nai desu kedo. Gokyū ni tsukaeru tte zeiin ga ishiki shita kara. Ok. Shihanei ga tsuyoku natta nde shou. Mi sembra giusto. Oh, siamo a casa. Usso, magi? Oi, hayaku sume. Circolare, non c'è niente da vedere qui. Pur avendo trovato un modo per ottenere dei rifornimenti, eravamo comunque intrappolati nel dormitorio. Cosa ci atteneva nelle profondità del labirinto? Boh. Sì. Proprio così, Junpei e Koromaru sono tornati nel gruppo. Missione compiuta, giusto? Un gioco da ragazzi, siamo i maestri dell'esplorazione. Ma è stata Aegis a trovare la linea di rifornimento, non voi. Ah sì, sei stato in gamba, Junpei. Quindi, cioè, ora, noi possiamo fare quello che vogliamo, possiamo andare avanti ancora nel deserto?